Prima di iniziare voglio specificare il perché del titolo. Le motivazioni sono due, sono tutte e due stupide, lo dico già. Però nulla, per cambiare un po', vi dico perché, così me la fai pensare. Allora, la prima motivazione è perché incredibilmente siamo riusciti ad andare in vantaggio con un autogol. Di solito quando c'è un autogol nella partita del Livorno è perché magari si è fatto noi, di conseguenza ne traggo in vantaggio gli avversari. E poi perché comunque così, diciamo, tirando, no? Le somme, facendo le somme di questo 2017 e quanto riguarda questa stagione, questa diciamo prima parte, e, no, ho approfittato appunto di questa successa e ho detto vai, schiocco questo titolo al video, al commento, mettendoci anche un'altra motivazione, ovvero che non so se vi è mai capitato, però se guardate ogni tanto le trasmissioni del Pisa, no? Quando commentano le partite di Livorno, no? Anzi la classifica più che altro di Livorno, è perché per loro, nonostante c'è un clamoroso vantaggio, abbiamo un clamoroso vantaggio rispetto alle inseguitrici, ma in questo caso a quelle prime in classifica, no? Quelle sotto di noi, per loro noi si vince sempre per fortuna o perché le avversarie erano in forma. Quindi ho detto va, ci schiocca anche questa cosa lì, perché a fine 2017, che vabbè, comunque siamo già da qualche giornata, fra l'altro campioni d'inverno, chiaramente dei Girone A della Lega Pro. Detto vai, Dio ve sto savi. Beh, appunto, siamo nel fine del 2017, c'è un clamoroso vantaggio, ma come dire a loro, siamo lì perché ci sa culo. Comunque, chiudiamo questa mega parentesi sul perché del titolo, ci tenevo a spiegarlo. Comunque, eventualmente guardate le trasmissioni tanto del Pisa, guardate se diano tutte le volte. Parliamo della partita. Diciamo che da pronostico questa deve essere una partita semplicissima per il Livorno. E da una parte lo è stata. Però la cosa che mi ha fatto sinceramente un po' no, girare le scatole, perché alla fine non è che sia successo chissà cosa, però che mi ha dato un po' fastidio, trovando come sempre, no, che io quando faccio il commento voglio essere nel mio piccolo, più specifico possibile. Cosa che mi ha dato un po' di noia è che appunto dal pronostico doveva essere una partita facile per Livorno, lo è stata, ma non una partita facilissima, ecco. Diciamo che a tratti Livorno, ma non dico addormicchiato, dico che poteva far meglio. Sicuramente, dato che c'erano le possibilità, chiaramente con tutto il rispetto per gli avversari, Livorno doveva chiudere la partita sin dall'inizio, comunque sin da subito. E invece niente, il primo tempo addirittura abbiamo terminato 0-0 e anche se poi chiaramente abbiamo fatto un altro gol, come ho detto prima, e addirittura il vantaggio di Livorno è avvenuto grazie a un autogol inizialmente, poi ripeto, abbiamo trovato il gol del raddoppio con vantaggiato, però diciamo che sì, è stata una partita abbastanza facile, però non è stata facilissima come tutti più o meno si aspettavano. Certo è vero, la categoria è quella che è, nel senso non è come la Serie A, che c'è una squadra straforte e una squadra strascarsa nonostante la classifica. Però, data la classifica, dati i risultati, dati i giocatori, comunque a livello dei singoli, credo che tutti, ma anche uno spettatore che magari voleva seguire la partita, non solamente i livornesi, ci si aspettava una partita diversa. Quindi diciamo che questa è l'unica cosa che mi ha dato un po' noia. Ripeto, secondo me Livorno doveva e poteva, dato che le possibilità c'erano, eventualmente chiudere la partita molto molto prima rispetto a quanto l'ha fatto, anche se in realtà, ripensandoci, non è che l'abbia chiusa definitivamente, cioè non è che siamo arrivati a tot minuti, ok, anche ormai la partita è chiusa, al massimo to, Livorno prendo in gomma, la sostanza non cambia, in realtà no. Perché non è mai stata chiusa, nel senso, sì, forse era diventata quando mancava pochi minuti, risultato 2-0 e si diceva, vabbè, anche se dovessero far go, però noi no, diventa 2-1. Però non è mai stata chiusa al 100%, perché Livorno, dal punto di vista proprio di pericolosità, non è, secondo me, è stato così cattivo, ecco, non è stato così, la pericolosità non è stata così plateale come, secondo me, doveva e poteva essere. L'unica cosa, però, invece, spezzando una lancia, chiaramente, fuori Livorno, perché se no sembra che io voglio sempre dire di le cose negative. No, le dico perché di cose positive ce ne sono fin troppe e sono sempre solite. Quindi quando faccio il commento devo dire eventualmente l'opposto per far capire un po' che non avessi visto la partita come sono state le cose. E spezzando, come ho detto prima, una lancia a favore di Livorno, va detto che il dominio, secondo me il predominio, è stato
se non del tutto quasi, sui discorsi invece possesso palla e gestione del gioco, perché per l'amor di Dio, è vero, ogni tanto il Prato si è visto, grandi linee, però si è un po' visto, senza creare niente di veramente, veramente pericoloso. Credo che Mazzoni abbia fatto due o tre parate, ma non su tiri, su così, su occasioni, ecco. Però, tracciando questa, si vede, diciamo, che il pareggio del gioco è sempre stato il Livorno, per un buon 90-95%. Quindi su questo c'è di niente. Io l'unico che voglio dire, e lo ripeto perché ho paura di essere frainteso, è che mi aspettavo un Livorno che partisse subito a manetta sin dall'inizio e che mettesse, tra virgolette, proprio una paura, chiaramente calcistica, al Prato. E invece il Livorno a tratti è stato un po' molle e non ha fatto quello che doveva e se ne poteva fare. Perché vi dico la verità, se alla fine non veniva fuori questo risultato, magari veniva fuori il risultato che ci permetteva di portare a casa non 3 punti, ma bensì uno, addirittura, proprio in maniera estrema, 0 punti. Sinceramente, a me no, più che non andava giù, diciamo che non l'avrei perdonato o permesso, perché per me di avere sono tifoso, non sono né allenatore o altro in società, ci mancherebbe. Però ci sono partite in cui dice va bene, ok, anche gli avversari sono veramente tosti. E il Prato, ripeto, con tutto il rispetto, come ho detto prima, calcisticamente parlando, soprattutto a livello poi di qualità, non è così alla portata del Livorno. Quindi non l'avrei permesso questa Savini, nel senso mi avrebbe dato veramente noia. E tra virgolette, anche se poi a livello di classifica, dico di posizione, non cambiava niente, tra virgolette non l'avrei perdonato, ecco, quindi non gliel'avrei permesso. E questo è quanto, spero che abbiate capito cosa volevo intendere. Parlando invece, come ho sempre fatto, la differenza tra primo e secondo tempo, tralasciando il discorso gol, secondo me è stata una partita giocata più o meno anche questa, perché ultimamente Livorno ci sta, diciamo, facendo vedere queste cose qua, più o meno sugli stessi ritmi e sugli stessi livelli, niente di clamoroso, ripeto. Chiaramente io le tralascio, però hanno poi influito soprattutto sulla mentalità e sul gioco delle due squadre. Nel secondo tempo sono stati dei gol, in questo caso due gol. Chiaramente hanno poi influito sul morale di tutte e due le squadre. Però se si tralascia questa cosa qua, quantomeno fino alla, non tanto al primo gol, ma almeno al secondo gol, perché è il secondo gol che l'ha dato secondo me un po' di botta a loro, a livello soprattutto di morale, di demoralizzazione. Era una partita giocata più o meno sui stessi ritmi, ovvero principalmente la palla la tiene Livorno, no, il palleggio del Livorno, e quando possono, magari per un errore del Livorno, o magari per un contropiede, quello che vi pare, il Prato ha provato a fare qualcosa. Però niente di, ho detto prima, di veramente pericoloso, ecco. No, forse, guarda, forse ripensandoci, hanno avuto qualcosina, forse una barra due occasioni, non clamorosamente pericolose, ma comunque che se gestite meglio potevano diventare nel primo tempo per errore di Livorno, perché comunque va detto che quello che ha fatto il Prato, quel poco che è riuscito a fare a livello appunto di occasioni, barra pericolosità, diciamo, le è stato concesso, non se l'ha inventato, ecco, diciamolo così. Io lo so, per amor di Dio, se dovesse esserci un tifoso del Prato a guardare questo commento, da una parte si può sentire anche criticato e forse anche offeso, però in realtà io sto parlando in maniera, vai, voglio dire, soggettiva, per come l'ho vista io, anche se non è più oggettiva, più realistica, e anche se a volte la classifica può essere bugiarda, però la classifica quanto riguarda quest'anno lo dimostra, soprattutto il divario che c'è di punti fra noi e loro. E quindi eventualmente mi scuso, però sto solamente dicendo le cose dal mio punto di vista, anche se, come ho detto prima, secondo me è un po' dal punto di vista vero e proprio, ecco, non del campionato, non solamente mio. Comunque questo è quanto. E cosa di non ce ne sono a, cioè non ce ne sono, ripeto, se non so se l'ho detto prima, eventualmente appunto dico adesso, già da qualche giornata, però cioè possiamo dire, non ufficialmente, però al 100%, vai, che siamo campioni d'inverno, dato che comunque finisce il 2017, ci tenevo a precisarlo. E niente, speriamo che anche il 2018, a livello proprio di campionato, dopo questa pausa, perché se non sbaglio c'è la pausa, possa riprendere con gli stessi ritmi, ma soprattutto con gli stessi risultati visti in questo 2017 per quanto riguarda questa stagione.
Speriamo appunto che questa pausa non ci possa, come capita spesso, non solamente di voi, ma in generale, diciamo un po' tranquillizzare, no? A livello soprattutto di testa. E niente, basta. Tralasciando Livorno, dato che arrivo alla conclusione, perché come sempre i video io spero sempre di durare un po', ma poi durano sempre più, quasi il doppio di quello che vorrei. Cosa c'è da dire? C'è da dire che niente. Io avevo detto in realtà buone feste perché pensavo l'ultima partita potesse essere appunto che riuscivo a vedere quella lì. L'ultimo ho commentato, vedevo quella del video precedente. Così non è stato, quindi ribadisco il buone feste, anche se in realtà Natale e Barra Santo Stefano sono già andati, però a parte gli scherzi vi auguro un buon anno. Quindi auguri a tutti e concludetelo al meglio e iniziatelo in qual modo. Via, detto questo, niente, ci vediamo poi in un prossimo commento che, come dico sempre, dato che momentaneamente, per fortuna, dalla situazione mondiale economica, lavoro, non, come dico sempre, non so quando sarà. Spero il prima possibile, che chiaramente voi anche a me magari vedete le partite di Livorno e poi di conseguenza commentarle. Via, ciao a tutti, ancora auguri.